Il giornale questo si chiama Avier, che significa l'alba in italiano. Fondata il 1952, allora praticamente su posizioni pacifiste e operaiste democratiche fino ad oggi. Poi ha chiuso la dittatura subito, con decisione della dittatura, e è stato riaperto nel 1974. Noi, come diciamo, siamo un giornale di sinistra, cioè una presa di posizione subito. E come scrive sulla prima pagina, è un giornale della mattina della sinistra. Il giornale deve far capire a tutti come stanno le cose, facciamo le analisi, non soltanto le notizie, e cerchiamo di spiegare le situazioni e di offrire una via di pensare, di scelte politiche o di scelte di lotta. È un cattivo tempo e periodo per tutti i giornali, non solo in Grecia, comunque. Noi cerchiamo di mantenere sempre chiara la linea storica, diciamo, del giornale, che praticamente era sempre pro-Europa. Come giornale noi pubblichiamo tutte le posizioni, però siamo più vicini a Tsipras, perché storicamente è la prima volta che in Grecia abbiamo avuto un governo di sinistra. Non ci basta l'Europa di oggi. Quando è stato creato l'euro, in prima pagina del nostro titolo era Euro senza Europa. Una scelta politica di stare insieme. Di qua abbiamo le forze che oggi sono molto enormi in Europa, neoliberali o conservatrici. Dall'altra parte abbiamo parecchie forze diffuse sociali, sindacali, movimenti, e che dovranno coordinare le forze per poter cambiare passo dopo passo, con delle rotture, magari se possono, questa situazione. Alcuni credono che l'unica strada è quella di uscire dall'Europa. Io credo che non c'è spazio. E sul debito è stata fatta una politica da parecchi organismi internazionali e europei, però in pratica l'Europa non era preparata per la crisi come entità politica o economica che dicevi prima. Perciò era una scelta di Merkel e di altri di chiamare il Fondo Monetario Internazionale, e in pratica se deve essere fatta un grosso tentativo contro queste politiche, doveva essere fatto dalla Grecia il 2010, dall'allora governo di Papandreou. Non lo hanno fatto, hanno soltanto seguito, diciamo, le cose che gli hanno proposto gli europei e il Fondo Monetario Internazionale, la Troika, come si diceva da allora. Una trattativa dura anche il 2012. Che non l'ha fatto Samaras. Ora nel 2015 Germania, Francia più che altro, e le banche di Germania e Francia erano preparate per affrontare una situazione di una trattativa difficile con la Grecia, che ha tentato Tsipras. Ha tentato di affrontare la situazione dei memorandum, non ha potuto perché ormai era tempo scaduto, come ho spiegato prima, perché la trattativa doveva essere fatta 3 anni prima. Ora che erano state salvate le banche tedesche o le banche francesi, che avevano più che altro la grossa parte del debito greco, e così siamo arrivati a un nuovo memorandum, no? Però in pratica la possibilità del governo odierno, se sarà riconfermato alle prossime elezioni, è di avere davanti 2 o 3 anni, diciamo, per poter provare alla gente e ai cittadini, se lo scelgono di nuovo, che può fare un programma nazionale di risollevamento sociale e economico, che si basa più che altro per affrontare prima di tutto la disoccupazione, aumentando gli investimenti in parecchi settori dell'economia, magari anche collaborando con privati o stranieri per poter creare nuovi investimenti in settori economici e così aumentare la possibilità di nuovi posti di lavoro, e di poter creare un riscaldamento, come si dice, nell'economia, che ormai è quasi raffreddata, e poi vedere nuove
sente su politiche istituzionali, del rapporto tra banchieri mediocrati e parecchi potenze economiche forti nel paese, che ancora sono molto contrari a politiche nuove e politiche di sinistra. Qui abbiamo avuto uno sviluppo strano, che possiamo dire, è stato sempre sotto poche famiglie economiche, dico, che praticamente anche nel privato era lo Stato che dava i soldi. Se le scelte politiche continuano in Italia o in Spagna o in Francia a essere quasi le stesse, non cambia niente. La Grecia è diversa già perché la gente ha capito non soltanto il problema del debito, ma ha capito che le scelte politiche sottomesse dai governi precedenti non davano nessuna speranza di risolvere né il debito, né la disoccupazione, né diciamo l'aumento della produzione e così via. Ora sperano, la gente continua a sperare, che un nuovo governo con nuovi dirigenti politici della sinistra può creare posti di lavoro, una economia riscaldata come ho spiegato prima, con certi passi, e vedere diciamo le grandi diseguaglianze affrontate con giustizia come primo passo. Si lo devo menos di potulor du Ismei, e per schietti di nero al dunato, ma dato di football che io Stefano Pudu che exildare. Questo nuovo accordo che ha portato Tsipras, non lo ha scelto Tsipras. Doveva decidere in un certo momento, il 12 luglio di quest'anno, se noi continuavamo a essere nell'Europa o prendevamo una strada come minimo all'ignoto. Però ti dico anche la mia opinione personale, sicuramente in una totale distruzione economica, perché il debito sarà duplicato o triplicato se cambi moneta, no? E poi dove trovi i prestiti? Abbiamo cercato e abbiamo visto che nessuno dava prestiti. Una settimana fa Tsipras, il nuovo governo, dice che noi non prendiamo, ma cercheremo trattando col partner quelli che danno i prestiti, ma anche all'interno di poter fare una politica mista, quella di fare pubblici investimenti. E ora c'è la possibilità, perché una parte del memorandum che parecchia gente non ha capito ancora, il nuovo governo, quale che sarà, avrà nei prossimi 7 anni 35 miliardi, la grande parte di questi soldi saranno distribuiti nei prossimi 2 anni. Con questi 2 anni puoi riscaldare l'economia facendo investimenti pubblici più che altro, ma anche combinazioni con privati interni o esterni, non il problema. E creare nuovi posti di lavoro e nuove prospettive di sviluppo nelle regioni che sono in ritardo, in Grecia o in certe città e così via. Non essendo in un programma o in un memorandum, come si dice, noi potevamo avere i soldi delle famose decisioni di Draghi, che dà soldi nei paesi che sono indebitati con facilitazioni, che possono anche questi aiutare a cominciare a riaprire un po' l'economia. Magari non avessimo il memorandum, dice pure Tsipras, lo diciamo tutti noi, questo accordo sarà giudicato dopo un anno, non di più, perché vedrai se sarà riscaldata l'economia, puoi ritornare tra un anno e mi dirai: avete fallito o avete fatto qualcosa o non avete fatto niente o avete fatto molto. Se ogni mese io, invece di dialogare con te, nella prima differenza che trovo o nella seconda, quello che faccio è formare un partito, un altro gruppo politico, vabbè, questa è una storia vecchia non solo per la sinistra, vabbè, si vedrà. Intanto non è una situazione facile. In Italia le regioni hanno avuto dei governi diversi. Noi le regioni le abbiamo formate 5 anni fa, prima erano preordinate dai poteri, allora vediamo dopo 5 anni che fanno le nuove regioni, perché anche le regioni dovranno risolvere e collaborare problemi e collaborare con il nuovo governo, no? 20 o 30 anni, e poi si vedrà. In questi 6 mesi questo governo non ha avuto la possibilità di essere giudicato, praticamente soltanto con le discussioni con l'Europa si è visto che la sinistra in Grecia, a parte i problemi, le differenze, le polemiche, ha potuto stare nel governo con il voto della gente. Non è stata fatta una rivoluzione, sono state fatte parecchie lotte, ma tutto ha concorso, possiamo dire,
alla vittoria elettorale di gennaio. Però se vendi 10 o 15 aeroporti, mica saremo morti. Poi non sarà una vendita totale, sarà una vendita, come si dice, in un certo modo di leasing. Diciamo che sono il direttore amministrativo, anche se sono giornalista, responsabile per la società e per il giornale, no? Vabbè, ora vedremo come va a finire con queste elezioni.